parola a Carlo Montalbetti per Comieco, non lo devo presentare io, però diciamo appartiene a quel comparto di industria industriale che diciamo dal punto di vista del piano A, la riduzione del costo è fondamentale, l'uso della plastica è fondamentale. Peraltro Carlo domani a Roma presenterà avrà un convegno importante su Comieco, tutta la fiera della carta, poi abbiamo un anticipo, puoi darcelo già stamattina. Certo, buongiorno a tutti, due considerazioni sugli iniziali. Una, la prima riferita al cambiamento degli stili di vita. È verissimo quello che è stato appena detto, però attenzione. I cambiamenti riguardano una fascia estremamente larga. Pensate semplicemente a come si è modificato il consumo del cibo, del pasto. Gran parte si fa fuori o ce lo si fa portare a casa. E i contenitori? E l'e-commerce? Quindi, attenzione perché noi dobbiamo gestire un'area estremamente complessa che ci pone due domande. La prima evidentemente è quella di essere all'interno di questa circolarità e quindi della progettazione, per esempio, di cui parlavo. La seconda però è di essere reattivi a quella che è un'evoluzione della domanda dei consumatori e con i quali bisogna fare i conti. E quindi qui si pone una questione di fondo, passo alla seconda considerazione prima di stare una rapidissima carrellata. La seconda questione che è quella come è possibile generare innovazione partendo dalle caratteristiche del materiale. Comieco viene fondato da 12 imprenditori nell'aprile del 1985. Se uno torna indietro al 1985 è un'altra era. Siamo nel momento massimo dell'uso e getta. Sembrava inarrestabile quel processo che ci ha descritto prima Pavolino dell'economia lineare. 12 imprenditori perché fondano il Comieco? Che traduco è Comitato per l'Imballo Ecologico. Lo fondano perché si erano posti la domanda se un settore tradizionale come quello della carta e del cartone avesse ancora un futuro di fronte a questo cambiamento incredibile che era in corso. E fu fatto per questi illuminati, perché tenete conto che stiamo parlando di 12, il resto della filiera era completamente impegnato a pensare dell'altro, cioè a vivere la quotidianità, non a guardare. Questa ricerca che venne appunto commissionata e di cui fu coordinatore Alberoni, qualcuno se lo ricorda, Francesco Alberoni, noto per i libri sull'amore, l'innamoramento e queste cose. Alberoni, coordinando questa ricerca, mise però in rilievo due valori, e cioè disse: non c'è futuro per il settore a meno che voi non puntiate su quella che è la caratteristica del materiale, che è biodegradabile e riciclabile. E questo fu il motivo per cui questi 12 si ritrovarono e effettivamente abbiamo però qualcosa da dire, pur in questa situazione così particolare che vi ho descritto. Da lì nasce il Comieco. E io credo che nella progettazione che oggi ci viene chiesta, l'innovazione non può non partire dalla caratteristica del materiale. E quindi con questa deve fare i conti. E vado rapidissimo. No, non vado rapidissimo. Ecco. Sapete che facciamo parte del sistema CONAI. Immagino qui, credo, tanti amiche e tanti amici, quindi non mi perdo, però voglio dire, siamo all'interno di un sistema organizzato normativamente prodotto da una direttiva europea, ricordiamoci dell'Europa.
costretto l'Italia, per fortuna, a fare una serie di cose che non avremmo mai fatto, nonostante caro amico Muzzi. L'Europa ha un ruolo straordinario, perché ci ha imposto di fare una normativa. Questa normativa ha avuto la grande fortuna, e forse questo lo diremo, di trovare, come sempre capita nella storia, degli uomini che fossero capaci di tradurre questa norma in un modo positivo, lasciando all'autorità pubblica il controllo degli obiettivi da raggiungere e delegando al settore privato l'auto-organizzazione. E quindi una modalità, che vengo al secondo punto, di autotassazione del contributo ambientale, che è il modo per il quale il sistema lavora. Come lavora? Mettendo in condizioni comuni di avere la certezza che quella raccolta differenziata che fanno viene ritirata, riciclata, ma anche il corrispettivo. È fondamentale, non si sarebbe fatto quel passo in avanti di cui parlava prima Favorino, e qui lo vedete per quello che riguarda il messo al consumo dal punto di vista del settore degli imballaggi. E qui vedete che cosa è successo per quanto riguarda la carta. Noi partiamo fine degli anni 90 con circa 1 milione di tonnellate, e guardate la progressione. Questo 1 milione di tonnellate è fatto da imballaggi di cartone, ma è fatto anche da carta grafica. Perché? Perché il consorzio, anticipando di fatto la norma europea, che ricordo oggi parla non più di prodotto ma di materiale, decise volontariamente di aderire alla richiesta dei comuni, che per rendere più semplice la vita del cittadino italiano, che ricordo oggi dedica 2 minuti al giorno a fare la raccolta differenziata, di mettere assieme il rifiuto di imballaggio con giornali, riviste, eccetera. Qui avete una dimensione del balzo che ha fatto l'Italia. È un balzo assolutamente significativo, perché corrisponde anche a un cambiamento di comportamenti di tipo sociale. Noi su questo punto abbiamo da tempo avviato l'osservatorio sul senso civico, partendo da un dato quantitativo. Il dato quantitativo è la raccolta differenziata. Sta a segnalare come cambiano i comportamenti dal punto di vista della convivenza, della comunità. Da questo punto di vista, voi avete il dato finale, io però sono allineato con il dato finale, il dato finale per quello che riguarda la raccolta del 2017, del 18, i dati ormai sono arrivati freschi, siamo andati ulteriormente avanti di 100.000 tonnellate. Tenete conto che oggi la raccolta, cioè il riciclo di carta e cartone, di fatto è per gli imballaggi poi in particolare un dato consolidato. Quello che diceva Favorino prima, cioè abbiamo raggiunto un obiettivo che possiamo certamente migliorare, ma sostanzialmente però ormai è ampiamente oltre le stesse obiettivi previsti dalla comunità europea. Tutto questo per ricordare sempre che l'ambientalismo, quando si coniuga con gli elementi dell'economia, produce risultati notevoli, perché nel caso specifico di cui stiamo parlando, questa raccolta differenziata ha determinato un'inversione di un fondamentale in Italia, il settore cartario si trovava in una condizione di minorità. Nel 2005 noi importavamo dall'estero 1.200.000 tonnellate, che è praticamente la raccolta che facevano in Austria, in Germania, in Svizzera. Dal 2005 diventiamo autosufficienti per questa qualità di macero, tenete conto che sono più di 30 le qualità di macero, e cominciamo a diventare degli importatori di macero. Esportatori di macero che oggi, a fronte della riapertura di 3 nuovi impianti da 1.200.000 tonnellate di macero aggiuntive, quelle che consumiamo l'altro giorno prima, sostanzialmente andranno ad assorbire tutto ciò che stiamo esportando.
della carta evidentemente deve seguire il boom con i consumi di massa, sviluppa, perfeziona la tecnologia del riciclo a base macero, cioè proveniente dalla raccolta di carta e cartone, questo per fare i pantaloni che portano i televisori, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che c'è sempre questo collegamento. Questo DNA è il motivo per il quale noi oggi, nel contesto europeo e internazionale, siamo uno dei settori più dotati. Diciamo questo. Qui avete un dato che vi segnala la circolarità per quanto riguarda l'imballaggio. Escono imballaggi, prodotti che hanno generalmente almeno un tra l'80 e il 90% di base macero, tutte le scatole che voi avete messo in Italia sono fatte in questo modo, e poi rientrano nel ciclo produttivo. Tenete conto che in questo contesto noi abbiamo la possibilità di riciclare fino a 7 volte. Quindi, da questo punto di vista, sul versante del riciclo mi pare che abbiamo un punto fermo. È un punto fermo che tra l'altro ha permesso di elaborare, credo, e Diana Farotto che è presente in sala me lo può confermare, ha permesso all'Italia di avere attraverso la ricerca, credo, l'unica procedura a livello internazionale per verificare il tasso di riciclabilità dei prodotti. E ormai moltissime aziende ricorrono, proprio per la complessità dei prodotti e l'imballaggio che escono, a questa procedura per identificare il tasso di riciclabilità, che è molto importante quando soprattutto abbiamo verso imballaggi complessi, cioè fatti con più materiale. Da questo punto di vista diventa interessante l'esperienza che stiamo operativamente realizzando ormai da tempo, ma proprio con quest'anno verrà ulteriormente sviluppata attraverso la raccolta dedicata e il riciclo dedicato dagli imballaggi poliaccoppiati per liquidi alimentari, Tetra Pak, per capirci immediatamente, che per le loro caratteristiche hanno generato sia sotto il profilo della stanno generando sotto il profilo della raccolta, ma soprattutto sotto il profilo del riciclo, una loro particolarità. Abbiamo due cartiere dedicate ad utilizzare espressamente questo tipo di prodotto. Perché? Perché è fatto con una fibra valore, la fibra di carta, ha bisogno di una sua tecnologia, attraverso una raccolta che ne fa la separazione, che avviene o attraverso la raccolta con la carta, con opportuni poi lavorazione all'interno degli impianti, o attraverso la raccolta tramite il percorso del multileggero, permette di avere un prodotto che è industrialmente molto ben utilizzato. Qui avete il passaggio seguente che riguarda il tema che mi pare sia stato al centro evidentemente l'intervento di Pavolino, ma che ritornerà meglio più in fondo, il tema del compostaggio. Perché il tema del compostaggio a noi interessa molto? E vengo anche a uno degli aspetti che domani andremo a trattare. Perché il compost ha come base per la carta il tema della biodegradabilità. Quindi è un ingrediente che può finire, come già oggi avviene, seppure in quantità molto modeste, all'interno del processo di compostaggio. E quindi vedete che abbiamo sì il sacchetto di bioplastica di cui parlava lui, per esempio nella raccolta che viene fatta proprio per quanto riguarda l'uso del compost, abbiamo anche quelli di carta che sono adattissimi, sia gli uni che gli altri. Fungibilità. Una delle cose più importanti è la fungibilità, cioè mettere in condizione la pubblica amministrazione, ma anche il consumatore, se è possibile, di fare delle scelte che siano però scelte fungibili, cioè entrambi poi i prodotti hanno un effetto positivo, rientrano all'interno di questo circuito. La competizione, secondo me, avverrà sempre di più su questo piano, cioè su
mi pare, è una tappa che stiamo ormai ampiamente raggiungendo. Qui ci stiamo già spostando su un'altra dimensione. Ed è su quest'altra dimensione io credo che dobbiamo cominciare ad attrezzarci molto bene, meglio, e le aziende devono attrezzarsi molto bene, perché la sfida che abbiamo di fronte è di questo tipo, perché gli investimenti da fare, i cambiamenti, anche dal punto di vista proprio di mentalità, sono notevoli e per questo ci dobbiamo assolutamente predisporre. Nel caso nostro specifico, noi da tempo abbiamo attivato un accordo con il CIC. Questo accordo con il CIC è basato su due aspetti. Il primo aspetto è quello di identificare le qualità della carta che possono essere coerenti col processo di compostaggio. Qui le vedete. La seconda è per andare a intercettare e capire cosa c'è all'interno. Come vedete, quello che abbiamo all'interno del fuso è una frazione molto modesta. Ne parlavo prima con Enzo. È talmente modesta che abbiamo la possibilità di come si può dire, avere un margine di sviluppo che ci permette anche di modificare laddove sarà necessario, sicuramente dal punto di vista del pick-up, della raccolta all'interno delle famiglie. Perché evidentemente che il contenitore che attualmente, per esempio oggi, viene distribuito in gran parte delle famiglie, penso a Milano, è coerente con la parte dell'organico e dell'umido, meno coerente con la parte per esempio di pallaggio. Quindi lì bisognerà sicuramente intervenire, come anche si apre una riflessione sulla modalità di gestione all'interno degli impianti. Ma lo spazio che abbiamo oggi è uno spazio, secondo me, prima di superare il limite di tollerabilità, ancora abbastanza importante. Su questo noi dobbiamo lavorare, cominciando ad immaginare come si possono sviluppare queste linee che già oggi sono di fatto presenti sul mercato, che immaginano dei contenitori che sono fatti in cartoncino e bioplastica. Cartoncino e bioplastica che possono tranquillamente garantire tutta una serie di prestazioni e alla fine del loro percorso possono finire nel compost o la plastica, le bioplastiche sono fatte con certe caratteristiche, possono essere un ingrediente del processo di riciclo. Questa, secondo me, è la sfida che noi abbiamo di fronte, almeno dal nostro punto di vista. Cioè quella di riuscire ad individuare nuove modalità sotto il profilo della composizione dei materiali. Poi c'è l'aspetto del design. Ma il design non può, secondo me, funzionare se preventivamente non abbiamo trovato il giusto equilibrio nella composizione di questi contenitori plurimateriale con una caratteristica e una finalità ben definita e garantita. Finisci nel ciclo del riciclo, finisci nel ciclo del riciclo, ma a base di compostaggio. Ecco, penso che questo sia il vero passaggio che oggi abbiamo di fronte. E credo che da questo punto di vista anche l'intero sistema, intendo con questo sistema con AI, abbia molto.